Prima di parlare del Peace Walker Incident, bisogna fare chiarezza riguardo gli eventi avvenuti subito dopo Portable Ops. Sappiamo che durante l'arco narrativo dell'incidente di Sai Hieronimo, Big Boss e Roy Campbell fondarono Foxhound per dare una casa e una speranza a tutti gli ex soldati di Gin. Però, quello che pochi sanno è che Big Boss, nello stesso periodo, entrò anche a far parte di un'altra organizzazione, un'organizzazione segreta, slegata dal controllo statunitense. Il nome l'ho lasciato in sospeso nell'episodio precedente, e qui vi confermo che è Patriots. Infatti Ocelot, insieme a Sigint, Paramedic e Zero, integrarono nei Patriots anche Big Boss. Zero intendeva utilizzare la sua fama leggendaria per acquisire consensi e portare dalla sua parte numerosi soldati, un po' come il rapporto Fidel Castro-Che Guevara. Ma di questo ne riparleremo quando tratterò di Big Boss. La nuova organizzazione si mise subito in movimento e nel 1971, con l'aiuto di Big Boss, riuscirono a integrare anche Eva, la spia cinese apparsa nell'operazione Snake Eater. I Patriots si prefiggevano il compito di riunire il mondo, seguendo il volere di The Boss. Ma le decisioni che Zero proponeva preoccuparono Big Boss. Ormai stanco di essere usato come un burattino per acquisire consensi, iniziò a crearsi attrito. Zero, preoccupato di perdere Big Boss, attivò un progetto, atto a creare dei suoi cloni, il progetto Les Enfants Terribles. Appena Big Boss ne venne a conoscenza, si tirò fuori da Patriots, ruppe i contatti con gli Stati Uniti e quindi anche con Foxhound, e vagò per circa un anno tra i vari conflitti mondiali, agendo come una sorta di mercenario, combattendo al fianco di vari corpi speciali militari. In questo periodo fonda un altro gruppo, i Militaires Sans Frontières, un gruppo di soldati mercenari che avrebbero scelto da soli in quale guerra partecipare. Nel 1972 venne assoldato dall'esercito colombiano. Durante un'azione contro i ribelli riuscì a catturare un mercenario giapponese di origini americane, tale Kazuhira Miller. Dopo vari scambi di battute ed eventi secondari, Big Boss riuscì a convincere Miller ad entrare a far parte dei Militaires Sans Frontières. 2 anni più tardi, Big Boss e il suo MSF vennero avvicinati da Ramon Galvez Mena, un professore universitario del Costa Rica, accompagnato da una studente di nome Paz. Il professore portò all'attenzione il fatto che una compagnia di sicurezza internazionale, molto numerosa e ben equipaggiata, era stata assoldata dal governo costaricano per scopi ancora sconosciuti. Galvez sosteneva che dietro probabilmente c'era lo zampino della CIA, che in piena guerra fredda cercava di espandere la sua egemonia nel Sud America. Galvez e Paz chiedevano a Militaires Sans Frontières di opporsi a questo mini esercito in modo da scoprire le loro intenzioni e per mantenere la pace in Costa Rica. Come ricompensa veniva offerta la Mother Base, una base operativa al largo dei Caraibi, munita di un elicottero per il trasporto. Dopo una lunga discussione, Miller vide una grossa opportunità per far crescere l'MSF. Però prima di accettare dovevano capire chi era realmente il professor Galvez. Emerse che lavorava per il KGB. Il suo obiettivo era quello di scoprire i progetti della CIA in Sud America. Da tempo ormai l'Unione Sovietica stava tentando di rovesciare i governi sudamericani per istituire governi comunisti con lo scopo di mettere pressione agli USA e farli perdere una grossa fetta di mercato. Avevano già cominciato dal Nicaragua, supportando segretamente i ribelli sandinisti. Big Boss non intendeva di certo immischiarsi in questa situazione tesa, una situazione forse più grande di lui. Galvez raccontò le torture subite da Paz da parte della CIA, inoltre fece ascoltare una strana registrazione captata da un'amica di Paz, ormai scomparsa. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Boss. La voce era certamente quella di The Boss. Questo levò ogni dubbio. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz.
for peace then. Pochi giorni dopo, i militari Sans Frontier si stabilirono nella Mother Base e Big Boss andò a ricognizione. Dopo aver catturato un soldato, scoprì che la CIA stava trasportando delle armi nucleari in Costa Rica, fatto assolutamente illegale che violava le leggi della non proliferazione nucleare. Miller suggerì di incontrare il leader dei sandinisti per ottenere quante più informazioni possibili sui movimenti della CIA. Whatever the CIA is up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. Big Boss riuscì a contattare il capo dei ribelli, Amanda Valenciano Libre, figlia del deceduto ex leader sandinista. La donna dichiarò che tale tecnologia e i mezzi che avevano i soldati della CIA erano fuori dal comune e decisamente avanzati. Infatti, poco dopo, vennero attaccati da uno strano velivolo senza pilota, che rapì Chico, il giovane fratello di Amanda. I soldati sandinisti si lanciarono all'inseguimento del velivolo. Big Boss, dopo essersi consultato con Miller, decise di inseguire a sua volta Amanda. Servivano più informazioni. Poco dopo, Big Boss raggiunse Amanda e la salvò da un rapimento. Durante il processo di salvataggio, la donna si ruppe una gamba. What is it? Can you roll me one? Tobacco. Prima di venire trasportata al centro medico della Mother Base, rivelò la posizione di una prigione tra le montagne, luogo nel quale era prigioniero suo fratello Chico. Big Boss si impegnò di recuperarlo. He gives me. If he's about to sell out his compass, please, at least let him keep his honor. Could it be the great cacique has come to leave us? Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Una volta infiltratosi, riuscì a ritrovare Chico, che nel frattempo era venuto a conoscenza della posizione del carico che la CIA stava importando in Costa Rica. Big Boss spedì Chico alla Mother Base e si diresse in una base, luogo in cui avrebbe potuto bloccare il trasporto delle armi nucleari. Qui ascoltò una discussione tra l'ingegnere e capo dello sviluppo del Peace Walker, Huey Emmerich, e l'ex direttore della CIA, Hot Coldman, qui al comando delle operazioni in America Latina. Vi ricordate l'episodio 1 Virtuous Mission? Facevo riferimento a Hot Coldman come la mente dietro la missione di recupero dell'eredità dei filosofi, missione svolta da The Boss parallelamente all'operazione Snake Eater. È vero e proprio obiettivo finale dell'intero disegno dei filosofi americani. Huey Emmerich rivendicava il fine pacifico della sua creazione, ovvero il mantenimento della pace attraverso il concetto della deterrenza, mentre Hot Coldman pretendeva che fossero avviati i preparativi per il primo lancio, per dimostrare al mondo la potenzialità della macchina. Un deterrente non funziona se prima non mostra le possibili conseguenze, aspirando al contempo al recupero della sua vecchia posizione di capo della CIA. Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it halfway. The for victory. Hey. Big Boss si avvicinò a Emmerich, ma vennero interrotti dall'arrivo di un'arma senza pilota, il Pupa. Big Boss, grazie all'indicazione di Emmerich, riuscì a disabilitare la macchina. Well, you
Yui spiegò che il pupa era un'arma controllata dall'IA e proprio come il Chrysalis e il Cocoon aveva il compito di supportare l'intera operazione in Sud America e riferì che le armi nucleari erano state caricate sul Peace Walker. Big Boss chiarì subito che la sua intenzione era quella di bloccare l'intera operazione. Yui offrì il suo aiuto e consigliò di recarsi nel luogo in cui una certa dottoressa Strangelove stava ultimando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che successivamente doveva essere montata sul Peace Walker. Considerando il forte interesse comune, Yui Emmerich si unì ai Military Science Frontier nella sezione ricerca e sviluppo. Il suo compito sarà quello di sviluppare un mech bipede per rimediare gli errori passati. Yui credeva ancora nella teoria della pace attraverso la deterrenza e adesso aveva la sua grande opportunità. Big Boss partì alla volta del laboratorio della dottoressa Strangelove. Sulla via si imbatté in una donna ferita che disse di essere un'ornitologa che era stata catturata dopo aver registrato per sbaglio una conversazione scomoda. Era riuscita a scappare dalla prigionia e si era fermata lì esausta. Big Boss capì che poteva trattarsi dell'amica di Paz, scomparsa tempo addietro, e decise di portarla nella Mother Base. Ever wonder what it's like to be a bird? Huh? Con il supporto di Cecile, Big Boss riuscì ad entrare nel laboratorio e venne accolto proprio dal capo del progetto, la dottoressa Strangelove. And who might you be? You. Dr. Strangelove, I presume. I've been waiting, Snake. La donna lo accusò pesantemente di aver ucciso la sua guida, di aver tradito una persona cara. La dottoressa sembrava conoscere The Boss e nutriva un forte odio verso colui che l'aveva tradita ed uccisa. La donna si vantò di averle riportata in vita e invitò Big Boss ad incontrarla di nuovo. You took her life. I gave it back. Follow me. This is my baby, my morpho butterfly. It's neither pupa nor cocoon, but an imago. A complete individual, in the fullest sense of the word. Is someone there? We have a visitor. I'll introduce him. Lo condusse al cospetto di un supercomputer, il Mammalpod. Un'intelligenza artificiale basata su The Boss, con il compito di gestire il Peace Walker e il suo sistema di rappresaglia nucleare. La dottoressa ammirava moltissimo The Boss e il suo fine ultimo era quello di riuscire a ristabilire il suo onore, ormai distrutto dopo gli eventi dell'operazione Snake Eater. Il Mammalpod riconobbe Big Boss e lui si avvicinò per un ultimo confronto. In una scena che ricorda molto quella vista in Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, Big Boss cercò di disattivare il supercomputer. Ma le parole del Mammalpod riaccesero vecchi ricordi nella sua mente. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to... Big Boss venne, al suo risveglio il Mammalpod era stato ormai portato via. Al suo posto ritrovò il Chrysalis. Big Boss riuscì ad abbatterlo e subito dopo Miller riferì il luogo in cui il Peace Walker sarebbe stato ultimato. The final testing base for Peace Walker is 15 miles to the north of that lab. It's an underground facility disguised as a rock quarry. All you need to do is sneak in and destroy the AI for good this time. I dubbi sulle intenzioni di The Boss riaffiorarono. Big Boss capì che era giunto ormai il momento di tagliare definitivamente col passato. The truth won't change the past. You still want to know? No. I took on this mission for a kid who believes in peace. Fine then. There's no point in arguing. Peace Walker is on the verge of completion. Come on, boss. Let's get to that base. Si recò quindi alla base in cui era custodito il Peace Walker, con l'intenzione di distruggerlo definitivamente. Dopo essersi fatto strada tra le varie pattuglie, si scontrò con il Cocoon, la terza e ultima intelligenza artificiale di supporto al Peace Walker. Get out of there.
Dopo un'intensa battaglia, il cocoon venne distrutto. Big Boss riuscì ad infiltrarsi nel sotterraneo ed approcciarsi furtivamente al Mammalport. Jack, you've returned. What's wrong? Your body temperature has fallen. You're imagining things. Have you come to destroy me? Your pulse has quickened slightly. Just chilly. It's freezing in here. I see. Boss. What is it, Jack? Boss, is that you? What is it, Jack? Do you have regrets? Regrets? About your final mission. My final mission? The one in Groznygrad. I've never been on a mission there. September 1964. There is no mission record matching that description. Jack. You're not the boss. The boss is poco prima di disattivarla, però, venne sorpreso da Hot Cotton. Drop your weapon, Big Boss. L'uomo rivelò il suo operato durante l'operazione Snake Eater e successivamente catturò Big Boss. Machines don't make mistakes. Only men do. That's why a fully automated, mechanized deterrent like Peace Walker is needed. Rise and shine. Coldman's greed does not concern me. I'm only interested in one thing. The truth. Sold us out. My orders were to take care of her. Liar! I want to know the truth! Brace yourself. Why? Why not just give up?